Tanti cani, tanti cavalli, un paio di conigli e un gatto. Così la benedizione degli animali è andata in scena domenica scorsa in onore della tradizione legata a Sant'Antonio, protettore degli animali. Il tutto a San Pietro in Campo, nel comune di Barga. La giornata, promossa da Arca della Valle, Unità Pastorale, Comune di Barga e Comitato Paesano di San Pietro in Campo, ha visto prima la celebrazione della Santa Messa e poi la benedizione degli animali, in un evento che testimonia la volontà della comunità di tenere viva un'importante tradizione. È una continuità che vogliamo dare a questa festa a Sant'Antonio. Lo facciamo stamattina qua in San Pietro in Campo. Ci sarà la benedizione dopo la messa perché è veramente una tradizione che ci riporta indietro negli anni. Ricordo da bambino quando c'erano tanti animali nel nostro territorio, nelle nostre stalle, e quindi c'era la benedizione, c'era attesa per questa benedizione, perché in quel momento gli animali non erano solo una compagnia ma erano veramente anche un sostegno per la vita, quindi c'erano tante persone che svolgevano la loro attività attraverso gli animali. Soddisfazione per il successo della giornata è stata espressa dai componenti dell'Arca della Valle, per i quali l'appuntamento è stato anche l'occasione per far conoscere la propria realtà. Sì, organizziamo questo evento ormai da qualche anno insieme all'Associazione San Pietro in Campo e l'Unità Pastorale, e devo dire che veramente è un bellissimo momento di incontro e anche sì, per far conoscere la nostra associazione, dove vediamo anche il frutto di quello che noi facciamo da anni, e quindi ci sono le persone che vengono, siamo un attimo insieme con i loro animali, quindi cani, conigli, cavalli, gatti, e quindi veramente è un momento per noi molto commovente, diciamo. A chiudere la cerimonia la benedizione di cavalli e cavalieri, quest'anno presenti in gran numero, giunti anche dai maneggi di Pieve Fosciana e Gallicano, oltre che dal Barghigiano.